la semplicità della celebrazione di un rito religioso per invocare momenti di pace nel mondo, lanciando però il messaggio attraverso la base americana della stazione radar di Niscemi. Una delegazione di Palma di Montechiaro, composta dal parroco della Sacra Famiglia, dal sindaco e alcuni fedeli giunti a Niscemi, dal centro dell'Agrigentino, hanno voluto così esprimere la loro vicinanza agli esponenti dei vari comitati che lottano per difendere i loro ideali in questa tormentosa vicenda del MUOS. Siamo qui perché per solidarizzare, ecco, con questo popolo non MUOS, ma la cosa fondamentale, io prendo l'espressione, ecco, di un teologo protestante che diceva che bisogna usare la pace per fede. Spesso noi abbiamo usato la fede per avere la pace. All'iniziativa ha preso parte il sindaco di Palma di Montechiaro, Pasquale Amato, il cui primo cittadino si è soffermato in un principio con il quale, se la Sicilia è crocevia e porta del Mediterraneo, la stessa isola si sta trasformando in una terra di tensioni. Soprattutto per la pace, soprattutto perché in un momento come il nostro di crisi, invece che riguadagnare una centralità, la Sicilia nel Mediterraneo e nel mondo per i beni che può offrire al mondo intero e per gli scambi che può garantire, invece viene sempre purtroppo attenzionata soltanto a fine, non dico bellici, ma certamente con interessi di altra natura, che sono equilibri mondiali molto spesso che passano attraverso il sangue, e questa è una logica che non possiamo accettare. Questo momento di preghiera perché la nostra terra non sia un arco di guerra, ma sia veramente un'arca di pace. Ecco, oggi in questo tempo è necessario proprio parlare di questo dono particolare che il Signore ci ha donato.